Mister, una vittoria a Coccò, una vittoria negli ultimi minuti, un 2-1 importantissimo quest'oggi con l'Albino Leffe. Due tempi diversi per il Como, un primo tempo con gran vigore, con gran ritmo, un secondo tempo forse più ragionato. Abbiamo speso tanto al primo tempo, più ragionato, anche un po' più stanco. Tenere di questi tipi il ritmo che abbiamo tenuto nel primo tempo non è facile. Quindi noi abbiamo speso molto e nel secondo tempo abbiamo un attimo rallentato. Normale, insomma. Di questi tempi qua, le ultime partite, è abbastanza frequente. L'importante è la vincita, no? Importante anche i risultati che arrivano dagli altri campi. Adesso la classifica vede il Como a 35 in pari punti con Cuneo, Portogruaro ha vinto un punto dietro, quindi sono mischiate le carte in previsione dell'ultima giornata. Dobbiamo andare a giocarcela anche a casa, dopo vedere quello che succede, come si sapeva, non c'è niente di nuovo. Non cambia assolutamente niente, né del nero, né del male. Normale. Quindi non mi aspettavo particolari sorprese, insomma, come noi abbiamo giocato fino all'ultimo secondo, avranno fatto anche gli altri. L'ultima si decide. Due gol diversi tra loro, ma due gol che sono venuti su manovra della squadra. Insomma, mi ha fatto tutto il primo tempo a manovra, quindi è una cosa abbastanza normale adesso. Lo dico adesso dopo aver vinto oggi, ma insomma anche domenica il primo tempo avevamo fatto manovra noi. Dopo abbiamo perso 5-0, quindi ho evitato di dirlo a fine partita, ma chi c'era lo sa, quindi non è una novità, insomma. Oggi magari, ecco, rispetto a domenica, che è una giornata molto più afosa, ci ha fatto spendere sicuramente di più. Loro sono stati lì tranquilli, hanno gestito la partita, nel senso sono stati più raccolti, probabilmente hanno speso anche meno. E quindi si spiega anche magari di un secondo tempo a ritmo un po' più basso. Hai pensato di non farcela, visto che alla fine del secondo tempo c'è stata una. Io non penso mai di non farcela. No, si vedeva che c'è un po' di. E ancora quando fischia l'arbitro sono ancora là che penso, ma magari adesso ci ripensa e ricomincia la partita. Provo.